caso Nimitz 2004, insieme a tre video rilasciati, Flare, Gimbal e Tic Tac, hanno attirato l'attenzione mediatica di tutto il mondo. Molti però non sanno che gli stessi protagonisti di quegli avvistamenti hanno visto molti velivoli entrare nell'acqua. L'agenzia marittima di Outreach ha rilasciato un catalogo che vi allegherò in descrizione, di oltre 100 avvistamenti degli ultimi 80 anni. Ora vi leggerò un articolo datato 18 novembre 2020. Fravor, allora pilota, ha riferito di aver notato acque bianche sulla superficie dell'oceano. Le dimensioni approssimative erano di un aereo 737. Abbassato il suo F-18 mentre scendeva per circa 20.000 piedi, vide un oggetto bianco muoversi appena sotto l'acqua, spumeggiante. Era un oggetto bianco, informe, di forma oblunga, che copriva movimenti laterali sul cerchio turbolento dell'acqua. Il 13 marzo 1958, vicino a Bogueda Bay, California, un oggetto sottomarino non identificato è stato individuato dai piloti della Marina. Nonostante una ricerca, non è stato trovato nulla. Il 23 maggio del 68, vicino alle Azzorre, Oceano Atlantico, l'equipaggio della USS Monrovia ha segnalato un grosso oggetto sommerso di forma ovoidale di colore arancione luminescente, con una qualità traslucida. L'uso ha abbinato diversi cambi di rotta e di velocità radar, bussola e apparecchiature rese inutilizzabili fino alla scomparsa dell'oggetto. 1969, Golfo del Tonkino, al largo del Vietnam. Il guardiamarina Will Miller era sulla USS Lee e vede una luce che si muoveva da sopra a sotto la linea del galleggiamento e si avvicinava alla nave. È passato sotto alla nave e il sonar non ha registrato nessun passaggio. 15 luglio del 74, Mar Mediterraneo. Un segnalatore E2 sul ponte della USS Forrestal, una portaerei, ha riferito di aver visto una luce sul bacco brillante attraverso il binocolo. Nessun contatto con il sonar. La luce si muoveva avanti e indietro lungo la prua a 60 miglia. Tutto sott'acqua. Improvvisamente si staccò e scomparve nelle profondità. Un resoconto di prima mano proviene da Mark D'Antonio, del MUFON. Intorno al 2013, D'Antonio ha raccontato il resoconto della giornalista Emma Perry del quotidiano inglese The Sun in una conferenza degli Stati Uniti del 2017, affermando che era sul nucleare statunitense, un sottomarino, che in quel momento D'Antonio dice di aver sentito l'operatore del sonar gridare «motore veloce, motore veloce». L'operatore ha stimato che l'oggetto viaggiava a diverse centinaia di nodi. 4 anni dopo l'evento, D'Antonio chiese ad una figura di spicco della Marina che cosa fosse quel velivolo. Gli fu risposto che non poteva parlare di quel programma. È chiaro che siamo di fronte ad un fenomeno che merita molta attenzione. Centinaia di casi degli ultimi 80 anni. Questi velivoli sono in grado di interagire con gravità, luce, elementi come l'acqua. Il resoconto dell'SCU ha stimato che i veicoli viaggiavano tra i 19.800 km orari e i 200.000 km orari. In acqua addirittura si parlano di centinaia di nodi. Siamo di fronte a qualcosa che direi che non è inspiegabile, ma sicuramente molto al di là delle nostre portate attuali. Spero e credo che forse il rapporto della nuova task force parlerà anche di questo. Vi aggiornerò per le prossime notizie e un abbraccio. Grazie a tutti. UFOs and extraterrestrials are not an investigative interest of the FBI.